dirti tre parole che mi arrivano dal cuore. Ti voglio bene, sai, non dimenticarlo mai. Senza dar respiro al lettore, il quale si aspetterebbe che a un capitolo ne seguisse un altro, dotato di una coerenza cronologica rispetto al precedente, mentre questa aspettativa, per nostra fortuna, viene sempre delusa. Leggere Giuseppe e diventare complici del suo animo inquieto, apparentemente distratto, capace invece di fulminanti intuizioni. Le sue pagine sono perennemente in corsa, si susseguono in un equilibrio instabile tra il passato e il presente. Giuseppe ci mette al corrente di eventi dolorosi e drammatici. Ci mostra le trappole che la vita non gli ha risparmiato, offrendogli con cura i suoi inganni. Poco dopo, lo ritroviamo pensoso a riflettere sull'accaduto, sulle sue ingenuità, sulle follie dei momenti indimenticabili, vissuti alla grande, in una frenesia di libertà, di piaceri e godimenti senza risparmio. Per lui tutto ciò che riesce a strappare alla memoria si presenta dotato di spettacolarità. Non c'è immagine fatta di parole che Giuseppe non ci consegni, ogni volta confezionata in un essenziale nitore. Si stagnano sugli sfondi del passato, del tempo a lui più prossimo, continui, primi piani sequenza. I gesti materni, quegli schizzi d'autoritratto che compaiono dall'inizio alla fine, le circostanze dotate di una loro gustosa ilarità, la passione per i cani e le bestiole selvatiche delle periferie metropolitane, tutto ciò che Giuseppe racconta, e molto altro ancora, entra a far parte della sua leggenda personale. Poi dimenticandoti di essere finito nel suo torrente in piena, stracolmo di storie, ti accade all'improvviso di ammirare con lui paesaggi, grandi distese montane, collinari, fluviali. Giuseppe cerca infinitudini fatte di materia vivente. Tiene a bada le illusioni. Il senso. Acqua sono io, dentro ogni goccia, acqua disegnata, fluida nella sua essenza, plasmata, dentro ci sono io. Né gioia, né paura, sono acqua che bagna un fiore, né amarezze, né sofferenze, sono dentro un fiocco di neve che si scioglie al sole. Niente dolore, sono acqua viva, nebbia del mattino, oppure brina in una cascata, in un ruscello, in un lago caldo, in una lacrima che scivola tra le dita, scintillante come fosse una cometa. Una presentazione di un libro che fa parte di un progetto importante. Sì, il progetto Parole che suonano, che è già stato presentato a Rivarolo l'anno scorso e oggi si presenta in una forma diversa, diciamo più intima, per un circolo dei lettori. Quindi sempre con letture e con la collaborazione dell'Associazione Liceo Musicale. Sì, l'Associazione Liceo Musicale è la promotrice di questa iniziativa e quindi il disco prodotto dall'Associazione Liceo Musicale e il libro Ricomincio da me. Il libro di questa sera di chi è? Di Giuseppe Catalano, appunto. E di cosa parla? Della sua vita vissuta, della sua esperienza vissuta in galera?
Sì, è una sua autobiografia con spunti di riflessione ed è stata anche così all'origine del progetto del disco, che in realtà è arrivato dopo, ecco, quindi è, come dire, si è ritrovato un connubio che era all'origine fin dall'inizio. La paura. La paura impalpabile entra nelle ossa, sconquassa la mente, spalanca gli occhi, blocca l'aria e toglie la ragione. Si insinua, stritola, s'annoda. In fondo al baratro, in posa fetale, assorbe il dolore. Lo porta nel vuoto, lasciando l'anima prima di fuggire.